È un'opera interessante dal punto di vista dell'ingegneria, però dobbiamo capire se è nelle priorità dello sviluppo del nostro paese. E Così il siccome neoministro dell'Ambiente abbiamo Corrado scelto Clini di al riguardo del impegnarci ponte nella sullo gestione di Stretto. tale Clini è opera. stato a Reggio Calabria dove ha incontrato il presidente della regione Giuseppe Scopelliti. Con lui ha discusso anche delle problematiche relative alla raccolta differenziata dei rifiuti. Ci siamo impegnati con il presidente a definire un programma di lavoro comune che abbia come obiettivo quello di realizzare un'infrastruttura permanente in Calabria per la raccolta differenziata e per la valorizzazione dei rifiuti. È un passo avanti molto importante, non soltanto per gestire il ciclo dei rifiuti, ma anche per creare un ciclo economico, come avviene in quasi tutti i paesi europei e in molte regioni italiane. Clini ha poi partecipato alla presentazione di Calabria Innova, un progetto triennale realizzato con i fondi POR e che punta a favorire l'innovazione delle aziende calabresi, a seguire un veloce trasferimento a Cosenza, dove ha presentato, insieme al sindaco Mario Chiuto, un protocollo firmato nei mesi scorsi e che coinvolgerà 38 giovani in un centro tecnologico che nascerà in città. Un progetto che prevede lavoro per 38 giovani laureati qui nelle nostre università che potranno supportare grazie a questo centro di eccellenza a cui saranno collegati, che è l'Area Sensi Parchi Trieste, che è il primo centro di ricerca in Italia per i trasferimenti tecnologici, il primo parco tecnologico italiano, è uno dei primi, se non il primo a livello europeo. Prima di andar via, il ministro dell'Ambiente ha reso noto le sue linee guida per affrontare i problemi del dissesto idrogeologico che affligge molte regioni italiane. Adottare regole ferree per la gestione del territorio, a cominciare dalla lotta agli abusi edilizi, la lotta all'uso dissennato di territori vulnerabili, la lotta contro la deforestazione e nello stesso tempo una grande manutenzione del territorio.